Peraltro è vero che giunti a questo punto conta relativamente, ma difendete anche l'imbattibilità stagionale, che non è da buttare. Ah no, assolutamente, ci farei una firma per arrivare fino in fondo così. Era sicuramente difficile perché è la prima partita di questa competizione, sicuramente c'è tutto il percorso che abbiamo fatto, tutta la fatica dell'anno, quindi hai voglia di dimostrare, e è chiaro che il primo impatto è sempre forte per tutti. Siamo contenti perché almeno l'abbiamo portata a casa, e quindi come prima partita buona speriamo di continuare così. Adesso c'è Malo che aspetta. C'è il Malo, sicuramente un'avversaria tosta, sappiamo che sarà una partita di quelle veramente complicate da portare avanti fino alla fine, quindi noi ci siamo preparati al meglio e sicuramente vogliamo fare qualcosa di grande, è il nostro obiettivo, e quindi dobbiamo passare anche per queste partite senz'altro. La cosa che mi dispiace un po' è probabilmente che molti di questi ragazzi non si sono resi perfettamente conto della fortuna che hanno avuto, e probabilmente col tempo rimpiangeranno l'opportunità di dare il massimo. Certo, l'emozione gioca a brutti scherzi, è una partita dove i nervi tesi si vedevano sin da dentro lo spogliatoio. Avranno tanto tempo per tornare qui, avranno tanto tempo per riprendersi le loro rivincite, io invece no, e quindi me la voglio godere fino all'ultimo minuto. Per me queste sono grazie, quelle di poter giocare ancora 60 minuti, ancora potermi divertire e potermi ancora arrabbiare, ma con le farfalle nello stomaco. Ecco, adesso avete ancora la possibilità comunque di resettare un po' la testa, un giorno di riposo, e poi c'è Malo, un'altra partita tosta. Sì, un'altra partita tosta dove noi dobbiamo misurarci prima di tutto contro noi stessi, perché noi oggi abbiamo dimostrato che quando abbiamo la concentrazione, la lucidità e la voglia di ascoltare, possiamo far paura a tutti. Poi nel momento in cui ci sfaldiamo, iniziamo a perdere un po' di convinzione, un po' di concentrazione, ce la cominciamo a prendere con il compagno vicino, chiaramente è tutto più in salita, ma la strada in salita ce la mettiamo da soli. Quindi speriamo che in queste 48 ore riusciamo a fare mente locale, perché comunque è una squadra estremamente giovane che è in grado anche di stravolgere il proprio atteggiamento mentale. Sono convinto che contro Malo riusciremo a fare molto meglio.